vi servirà, fatelo a radio spenta, queste due forcine che vanno inserite nella radio fino allo scatto. Io adesso la radio l'ho già tirata fuori. Se andate a tirare un gaffio della vernice, fa lo scatto e la tirate fuori. In questo modo, no? Poi lo tirate da tutto e attacchiamo questo cavetto blu, che adesso vi farò vedere staccandolo. Eccolo qua, questo cavetto qui. Andremo a infilarlo nel foro qua in alto. Io adesso il filo l'ho già fatto passare nel cassettino. Infatti vedete la nostra interfaccia qua per terra. Eccola qua. Non si vedeva al buio, giustamente. Eccola qui, con già l'USB dentro. Allora, l'importante è quando collegate questo cavetto e lasciare questi due fili scollegati, se no non funzionerà. Allora, andiamo ad attaccarlo. Ok, ha fatto il click. Andiamo a accendere la radio. Come vedete, Fiat CD charger, modificandolo su media per vederlo. Vedete, audio molto buono. Velocità di cambio dei CD è abbastanza buona. Ok. Allora, per fare la chiavetta bisogna dividere le cartelle in CD, come vi farò vedere in questo pezzo di video. In questo modo. Adesso su Mac, ma potete vederlo anche su Windows. Allora, aspettiamo che ci apre. Eccola qua la nostra chiavetta, l'XR. Andiamo ad aprirla. Eccola qua, CD01, CD02, CD03, CD04 fino a CD099. In questo modo potremo caricare tutti i brani in queste cartelle. Ogni cartella, poi dipende dall'autoradio, supporta fino a 99 brani. Una volta fatto tutto questo, andiamo a rimettere l'autoradio. Il filo potete passarlo o dove l'ho passato io, o qua sotto, in modo che ce l'avete qua come volete, o qua addirittura facendo un foro. Allora, andiamo a recuperare il cavetto dell'antenna, che è molto corto, e andiamo ad attaccarlo dietro prima di mettere l'autoradio. E ovviamente stiamo attenti ai fili che non vadano a sbattere. Allora, eccoci qua, spingiamo con un po' di forza la radio, ecco qua. Adesso io l'ho dovuto fare con una mano perché con l'altra sto tenendo il telefono. Vedete, l'autoradio adesso è perfettamente al filo e se l'accendiamo abbiamo il nostro CD charger. Il battissimo gol del Festival Bar, ma che ne sanno i 2000 di quando c'era il Walkman e Fiorello Ecco qua, questo io lo lascio qui, adesso devo fissarlo prossimamente e basta. Questo è tutto, se vi è piaciuto questo video, vi è stato utile, lasciate un mi piace, per altri video iscrivetevi al mio canale. Un salutone ragazzi!